Ciao e benvenuto al Biodiversity Day Social Edition. Mi chiamo Arianna Antezza, ho 26 anni e sono laureata in Scienze Ambientali e Biologia Marina. Oggi volevo condividere con te una piccola riflessione. Guardando questo video sorge spontanea una riflessione. Nel corso del tempo l'uomo ha sempre sfruttato ogni genere di risorse del pianeta Terra per soddisfare i propri bisogni, spesso senza nessun rispetto per l'ambiente e le altre creature. Oggi la natura sembra riprendersi quello che le è stato tolto, mentre noi siamo costretti a stare rinchiusi all'interno delle nostre case. Il messaggio arriva forte e chiaro. Dobbiamo cambiare il nostro percorso, le nostre abitudini, attuando scelte e comportamenti in armonia con il mondo che ci circonda. La divulgazione scientifica può aiutarci ad acquisire maggiore consapevolezza e iniziare a mettere le basi per costruire un futuro più sostenibile per noi e per le nuove generazioni. I problemi da risolvere sono tanti: inquinamento, pesca eccessiva, distruzione di habitat e tanto altro. Uno dei problemi di cui parlo oggi è l'inquinamento della plastica, diffuso in gran parte del mondo. Secondo i dati del WWF, solo nel Mediterraneo ne vengono versate 570.000 tonnellate all'anno, l'equivalente di 33.000 bottigliette al minuto. Tutto questo è un grave pericolo per l'ecosistema marino, terrestre e anche per l'uomo. L'inquinamento della plastica è stato affrontato anche da Sentinelle del Mare, un progetto del Laboratorio di Biologia Marina e Pesca di Fano e dell'Università di Bologna, a cui ho partecipato come biologa marina nell'estate del 2019. Il progetto ha l'obiettivo di coinvolgere le persone nel monitoraggio della biodiversità marina del Mediterraneo. Durante questa esperienza ho avuto la possibilità di prendere parte a vari eventi per presentare il progetto,
come la conferenza stampa al Salone Nautico di Venezia e il talk show Meno Plastica Più Mare organizzato al Porto della Maremma, a Marina di Grosseto. Durante quest'ultimo, insieme ad altri esperti, veniva trattato il problema dell'inquinamento della plastica e venivano avanzate possibili soluzioni per salvaguardare il mare. Nel complesso ho notato una grande partecipazione e un grande interesse da parte delle persone coinvolte e questo mi ha fatto grande piacere. Una raccomandazione importante che voglio lasciare è ovviamente quella di non gettare mai nessun tipo di rifiuto a terra o in acqua, ma negli appositi contenitori. Di seguito ecco alcuni consigli per cercare di limitare il consumo di plastica con piccole azioni quotidiane. Un esempio può essere quello di scegliere di utilizzare nella nostra quotidianità oggetti riutilizzabili, sporte per la spesa, bicchieri, eccetera. Per concludere, ricordiamoci che tutto nell'universo è fatto di energia e per questo vibra ed è interconnesso. Quindi tutte le nostre azioni si ripercuotono in qualche modo su tutto l'universo e anche su di noi. Ricordiamoci sempre di essere informati, aggiorniamoci sempre per conoscere il mondo circostante ed essere più consapevoli. Detto questo, un saluto, alla prossima e buon proseguimento. Ciao!